In teoria dovrebbe. Ecco. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci con un ibrido. Un ibrido tra Pokémon e Ni No Kuni. Un ibrido tra. Boh. Un MMO e qualcos'altro. Eccoci su Pokémon Generation. Praticamente, come vi ho detto, è una sorta di MMO ancora in fase beta, ancora in fase alfa forse, perché non è ancora. È una demo molto provvisoria, sinceramente. In cui si può giocare in single player o iniziare un server, quindi penso che con Amaci, con tutte in locale, si possa giocare online con un amico. Praticamente qua possiamo, questa è la schermata iniziale dove possiamo scegliere il nome del personaggio, iniziare un server, connetterci alla porta di un server, maschio o femmina, io qua non so perché c'è sempre femmina, io voglio essere maschio, maschio, ok, perfetto, la musica on e iniziamo subito col farvi vedere questo bellissimo gioco. Eccoci qui inizialmente, fatti vedere, eccoti, io sarei questo bel individuo, questo losco individuo, sì, la grafica è molto cartonesca ma molto molto graziosa, cioè ci piace, siamo arrivati qua in questo posto, questa è l'unica zona che ho potuto visitare, anche perché mi sa che è l'unica proprio del gioco, non vorrei dire della demo, anzi, non vorrei dire cose. Siamo circondati, come avete visto, da un Pidgey, da un Pikachu, da un Rattata e da un Bulbasaur, perfetto, quindi saranno i nostri nemici, diciamo, quelli che possiamo anche catturare. E qua c'è il laboratorio, credo, che è inagibile, non riesco a entrare, ho provato più volte con diversi tasti, ma non riesco proprio ad entrarci. Allora, scatto un po', ragazzi, perché c'è un computer di merda. Io ho già catturato un po' di Pokémon prima, ho visto che si sono riformati, quindi sono respawnati, e quindi niente, proviamo a vedere. Basta, no, non voglio più andare di qua, perfetto. Allora, ho un Bulbasaur, un Rattata, uno Squirtle, un Pidgey, un Charmander e un Pikachu. Iniziamo subito col piccolo Pikachu, ecco, fiero, con Task esce, metterò il link in descrizione ovviamente per chi vuole provarlo. E ci segue, come nel più bel dei giochi. Io ho sempre sognato un gioco così, diciamo, perché l'idea è davvero buona. Un MMO in cui si possono usare i Pokémon è favoloso. Magari ci sono già anche così evoluti, però sinceramente non lo so. E praticamente quando abbiamo fatto uscire dalla sfera il nostro beniamino, piccolo Pikachu, mamma quanto sei brutto però, mamma mia, cliccando sul Pokémon nemico possiamo iniziare lo scontro. Possiamo in qualche modo iniziare lo scontro. Ecco, prenderemo possesso di Pikachu. Infatti, come vi ho detto, questo è molto simile a Ni No Kuni, che io ricordo. Io non ci ho mai giocato, però ho provato la demo e quindi mi ricordo che non mi ricordo come si chiamano, i mostriciattoli praticamente che tiravi fuori, li potevi controllare a tuo piacimento nel campo, come non si era mai visto in Pokémon del resto, quindi era molto simpatica come cosa. Qui io con i tasti direzionali praticamente muovo il Pokémon e con 1, 2, 3 scelgo le mosse che devo fare qua. Adesso qua è l'unica mossa che ho imparato, è Mono Shock, che distrugge questo bastardo Pidgey. Infatti il povero Pidgey è esausto. Dopodiché che abbiamo distrutto il Pokémon, ritorniamo con Task e possiamo ben catturarlo. Sinceramente in questa demo lo possiamo anche catturare, cioè tutti i Pokémon li possiamo catturare quando vogliamo, perché boh, non c'è una limitazione, oppure non c'è il gira e poi esci, mi è scappato per un pelo, no. Ecco, praticamente andiamo qui nel menu sotto Pokéball e andiamo come in terza persona alle spalle del, quasi alle spalle del personaggio, e con questo mirino dobbiamo scaraventare Pokéball a Mewtwo, praticamente, perché ne possiamo buttare quante ne vogliamo. Soprattutto queste piccole sfere si rompono, è una cosa bruttissima. Quindi cerchiamo di non sporcare troppo l'ambiente, buttiamo sul Pokémon e lo catturiamo. Infatti qua sta sballando un po', però sempre catturato. Io l'ho già catturato 20.000 volte, quindi non c'è problema. Vi faccio vedere un po' il... Dopo averlo catturato dovete uscire, ricliccare Pokéball qua. Praticamente il... La location è questa, è divisa in zone. Abbiamo qua la zona della tra virgolette, cioè del laboratorio. Poi la zona boschifera con i Pidgey, i Bulbasaur anche. Bello Bulbasaur, guardate com'è bellino. E i Pokémon sono fatti molto molto bene. Mi sa che sono ripresi da Pokémon Stadium, cioè gli sprite o da Pokémon Stadium o da Pokémon Colosseum.
e sono davvero davvero simpatici. Qua c'è un Pino, ciao Pino. Lì c'è un Charizard, sì, c'è un Charizard, un Charmander nella zona rocciosa. Ciao Charmander, tutto bene? Sei tutto a posto, perfetto. E poi, essendo una demo, ragazzi, questo è molto ma molto glitchato, cioè tutta glitchata. Alla fine noi possiamo salire, ecco, una cosa che non vi ho fatto vedere, forse possiamo saltare, sia con il nostro BG col Pokémon. Possiamo salire dappertutto, siamo proprio possiamo salire dappertutto. Abbiamo il 4x4 e possiamo salire sugli alberi, pini e dappertutto. Infatti guardiamo un po' com'è. Il Pokémon lo possiamo lanciare dappertutto premendo, selezionando la zona e poi premendo task. Però non lo vediamo più perché, boh, vedete che sugli alberi non si capisce, infatti non ti riesce più a seguire. Scusate se va un po' a scatti, ma il mio PC è quello che è. Lo riprendiamo. E poi l'ultima zona è quella stagnosa, diciamo. Lo stagno dove c'è un piccolo Squirtle che vogliamo ancora sfidare, vogliamo riutilizzare il nostro bellissimo Pikachu. Ciao Pikachu, tutto a posto, se non sei stanco, perfetto. E lottiamo un là, più veloce che mai. Ha fatto una ritirata, mi sa, ce l'ha messo adesso. Pikachu, tutto a posto? Dai, sveglia sto. Svegliare finalmente. Ogni tanto si bloccherà, ragazzi. I render del. Sì, i render. Le texture del gioco sono fatte davvero davvero bene. Come potete vedere, l'acqua anche quando passiamo col Pokémon ci sono gli zampilli che escono ed è davvero davvero una cosa simpatica. Anche quando c'è Squirtle qua esausto, si vede diciamo la superficie del Pokémon e poi nelle profondità il corpo sommerso. Quindi davvero davvero simpatico. Come vi ho detto, potete scegliere se essere femmina o maschio. Cosa che non interessa poco a nessuno, però magari sono certe femmine che vogliono giocare. Sicuro ci saranno tante Pokéfan, tantissime. Ecco, vi volevo far vedere anche se noi troviamo un po'. Dopo aver fatto. Ho provato, ragazze. Dopo aver fatto man bassa di tutti i Pokémon presenti, potete catturarli tranquillamente. Così, anche perché all'inizio, non avendo Pokémon, li devi per forza catturare in questo modo. Scegli il tuo Pokémon in teoria, e poi dopo ci giochi, ci lotti quanto vuoi con tutti gli altri. Io spero vi sia piaciuto questo video. Questo è il progetto Pokémon Generation. L'ho trovato su un sito, metterò qui il link in descrizione con il download e tutto. Se volete fare anche voi video di qua di là per divertirvi, per me è un ottimo passatempo proprio per passare due minuti. Se si può, ragazzi, aiutare questo progetto, ci saranno dei posti in cui mettere magari delle petizioni per fare qualcosa. Ah, facciamo un posto in cui si può andare, non avevo visto, non c'è niente comunque. Vorrei che questo progetto andasse in porto alla fine perché è molto molto carino e quindi speriamo che gli sviluppatori ci diano un progetto sicuro per qualche tempo, cioè fra un periodo precisato. Certo, da lavorare c'è tanto, ovviamente fare un gioco non è così facile come può sembrare, ma ci vuole del tempo, davvero poi fatto bene. Mi piace, mi piace. Io vi ringrazio, ragazzi, come vi ho già detto metterò tutto in descrizione. Se vi è piaciuto il video condividete, fate tutte quelle cose lì simpatiche che fate sempre e ci vediamo un prossimo video. Ciao ragazzi!